sulla trasparenza totale, siamo a 2 anni dal FOIA, a quasi 6 anni dal decreto 33 del 2013. A che punto siamo? La mia valutazione è che di trasparenza non si deve morire, nel senso che la trasparenza deve aiutarci a crescere. Non deve essere un valore astratto in nome del quale creare una serie infinita di adempimenti che non soddisfano il cittadino e che appesantiscono la pubblica amministrazione. FOIA, bellissima idea, legge che non conosce nessuno, una legge in cui si prevede la trasparenza, in cui si prevede l'accesso da parte del cittadino, non conosciuta dal cittadino, è una legge che non ha raggiunto il suo obiettivo. Questa trasparenza senza cittadini, a suo parere, qual è il vulnus? Credo che da un lato probabilmente in Italia manchi totalmente la cultura, si pensa quasi che le istituzioni sono luoghi talmente lontano dal cittadino che sono quasi inarrivabili, quindi nemmeno si pensa che c'è la possibilità invece di arrivare e di sapere. Quindi è mancata totalmente la comunicazione. È mancato totalmente un piano strategico per fare conoscere questo sistema. E quando manca la conoscenza, ovviamente diventa un tipo di sistema non utilizzato e quindi che secondo me crea adempimenti ma non raggiunge i suoi risultati. FOIA stesso ribadisce il criterio che la trasparenza è un mezzo per controllare la qualità dei servizi, per favorire la partecipazione civica. In realtà è stato percepito e spesso interpretato quasi solo come un audit anticorruzione. Condivido, nel senso che quello che penso è che forse veniamo da anni in cui si fa riferimento soltanto al valore dell'anticorruzione come valore massimo ed esclusivo. Io credo che la corruzione debba essere combattuta sia con le leggi, sia con le sanzioni, sia con la trasparenza della pubblica amministrazione, ma deve essere una trasparenza che poi consente veramente la tracciabilità, che poi consente veramente di vedere quello che si fa. Oggi ha chiesto di aprire un tavolo per migliorare questo FOIA e quindi sarà sicuramente un mio impegno, perché non mi piacciono le cose che restano sulla carta. Lei ha parlato per esempio di introdurre la valutazione civica tra le figure che prevede per il turnover, ha parlato di esperto in qualità della prestazione pubblica. Ecco, quali sono gli indirizzi attraverso cui la trasparenza può diventare un pezzo della vita quotidiana? Secondo me sicuramente è necessario creare delle figure che capiscono cos'è la trasparenza e riescono a fare in modo che queste clausole di stile che abbiamo siano trasformate in modelli di vita, modelli di operatività della pubblica amministrazione. Io ho voluto indicare proprio nel disegno di legge concretezza quelle che devono essere le nuove risorse nella pubblica amministrazione, perché è vero, nella pubblica amministrazione c'è stato uno svuotamento perché tutti i precedenti governi hanno tagliato nella PA. Io non credo che nella PA si debbano fare tagli, credo che bisogna investire, però non voglio investire per prendere delle persone e basta che occupino una scrivania. Mi piacerebbero delle persone, dei tecnici, degli esperti che riescano a fare in modo che le leggi che il governo fa trovino applicazioni, che facciano in modo che, visto che questo FOIA esiste, diventi operativo. Se vogliamo lo possiamo anche correggere. Ad esempio, se facciamo una verifica dei tempi entro i quali viene effettivamente prestato un servizio, se facciamo delle comparazioni. Mi sembra, ecco, che per ora questo FOIA sia un po' tutto fumo e poco arrosto. Ecco, quindi il suo ministero prenderà in mano questa questione, legandola quindi a questo punto alla possibilità del cittadino di valutare le prestazioni pubbliche. Una delle novità che sicuramente io voglio introdurre è la possibilità per il cittadino di fare delle valutazioni e dei controlli e anche di esprimere un suo giudizio sull'operato della PA. Dobbiamo stare attenti però a una cosa: è chiaro che se noi diamo al cittadino la possibilità di valutare la pubblica amministrazione a seconda se dà o meno un'autorizzazione richiesta, non ci siamo, perché chi vede negata l'autorizzazione dirà sempre che quell'amministrazione non va bene. Io voglio dare al cittadino il potere di controllare la qualità del servizio in termini di efficienza, di cortesia, di concreto riscontro a quello che si chiede, ovviamente in un'area ben determinata. Io credo, tra l'altro, appunto, nel contratto di governo questo è previsto, che sia necessario un nuovo ruolo del cittadino. Tutti ricorderete che Brunetta aveva usato gli smile per fare vedere solo la qualità del servizio. Io vorrei fare un passo in più, cioè non soltanto il cittadino che dice
va bene o non va bene, ma che dà dei suggerimenti, che ci aiuta. Ma dobbiamo individuare bene le aree, quindi sia il cittadino che dà delle sollecitazioni, sia il cittadino che valuta, sia il cittadino che ci aiuta. Per esempio, in una delle sentenze dei TAR, che sono intervenuti varie volte in questi mesi, proprio perché la legge non è stata sempre chiarissima nei suoi aspetti applicativi, il TAR della Puglia ha parlato della necessità di applicare il dialogo collaborativo col cittadino, cioè arrivare insieme al cittadino alla esplicazione della sua domanda, togliendo un alibi, l'alibi della richiesta massiva, cioè l'ipotesi che pure altri TAR hanno invece voluto avallare, che la richiesta eccessivamente onerosa intralcia l'attività della pubblica amministrazione. Lei come la vede, senza entrare nel merito naturalmente della giurisprudenza? È corretto quello che lei dice, nel senso che ci sono state una serie di decisioni del TAR, devo dire, sembrano quasi poi anche filtrate attraverso sensibilità diverse. Ho avuto occasione di leggerle, perché ovviamente l'argomento lo sto approfondendo, perché secondo me prima di cambiare qualcosa dobbiamo avere chiaro come cambiarla. Quindi io per ora sono in una fase di studio e di approfondimento, ma nel giro di un mese e mezzo credo che darò delle nuove direttive. E io quello che vorrei riuscire a fare è trovare un nuovo strumento, che può essere sì il FOIA, però ripeto, un FOIA più concreto, che permetta di fare degli accessi alla pubblica amministrazione in maniera forse più mirata, e soprattutto consenta poi all'utente, al cittadino, di poter contemporaneamente dare delle valutazioni concrete. E io vorrei arrivare anche alla valutazione dei dirigenti nella pubblica amministrazione. So benissimo che quando si parla di valutazione dei dirigenti, alla quale partecipa anche il cittadino, si creano delle resistenze da parte dei dirigenti, perché pensano che queste siano forme con le quali in qualche modo si vuole punire i dirigenti. Io voglio rassicurare tutti, io non voglio punire nessuno, vorrei fare una riforma della dirigenza nella quale i dirigenti bravi possano sicuramente eccellere, perché nella pubblica amministrazione quello che noto è che a volte ci sono delle persone straordinariamente valide che magari non riescono a emergere proprio perché il merito non emerge. Allora, accanto a una valutazione che io immagino fatta da un organismo terzo, tecnico, credo che la valutazione fatta dall'utente possa sicuramente essere uno di quegli elementi che può sicuramente cercare di coadiuvare, non dico che sarà l'unico elemento di valutazione. Una trasparenza non comunicata ha bisogno di professionisti della comunicazione. Nei nuovi contratti del pubblico impiego sono state introdotte le figure professionali, lo specialista pubblico, lo specialista della comunicazione pubblica, e c'è chi parla della necessità di rinnovare una legge, la 150 del 2000, che nacque quando il web ancora quasi non esisteva, si parla di legge 151. Lei pensa che non pensa che sia un tema su cui intervenire? Sicuramente c'è una simmetria tra quello che sta accadendo adesso e la legislazione esistente, che in realtà sembra non più aderente alla realtà. È chiaro che un ripensamento della normativa sarebbe utile. Io ho su questo punto già avviato una serie di riflessioni, però è un tema sul quale si deve cominciare sicuramente a trovare delle nuove soluzioni, perché c'è un tipo di legislazione che non sembra prendere in considerazione il fenomeno attuale del nuovo tipo di comunicazione. Quindi a cosa servono delle leggi se non sono aderenti alla realtà? A nulla. Per esempio, nel 2000 non esisteva neanche il web, figuriamoci social. I social media oggi le amministrazioni lo usano spesso in una maniera veramente molto incisiva, realizzando, è stato notato, anche una trasparenza in tempo reale, perché si risponde al cittadino, gli si forniscono dei documenti, gli si danno delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ci sono. Cosa pensa del ruolo dei social, del giornalismo social che si sta affermando nella pubblica amministrazione? È il futuro oltre che il presente. Credo che possa essere veramente la svolta della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che sia capace di utilizzare bene i social, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto finora dell'accesso da parte del cittadino potrebbero anche un domani essere totalmente superati, perché se arriviamo a dei social ben organizzati, con delle strutture preparate,
È chiaro che a quel punto ci potrà essere una sorta di comunicazione quasi diretta in tempo reale. Quindi io lo vedo non solo come il futuro, ma lo vorrei anche come presente. Non sfugge a nessuno che il social poi è ovviamente estremamente pericoloso, quindi se non gestito bene, ovviamente tutti quelli che sono i vantaggi che immagino potrebbero portare anche una serie di problematiche. Quindi io non sono assolutamente dell'idea che di fronte a questi rischi allora dobbiamo così smettere di pensare al social come strumento importante, sono consapevole che vada utilizzato, ma vorrei delle persone esperte, capaci, che ovviamente tra l'altro siano particolarmente preparate, perché non c'è niente di peggio che la risposta immediata, perché se non c'ha dietro una grande preparazione è una risposta della pubblica amministrazione sbagliata. Quindi tanto più i social vanno avanti, quanto più vedo la necessità che chi li utilizza sia persona di alto profilo, cioè non vedo il social lasciato al meno esperto, credo che il social debba essere gestito da persone brave, esperte, che sappiano parlare di PA. A chiedere una comunicazione efficace digitale sono stati spesso organi giurisdizionali come il Consiglio di Stato nel 2016 e anche lo stesso ANAC che, a dispetto del suo nome, ha scritto in una delibera molto importante che la trasparenza serve soprattutto alla partecipazione e solo dopo all'anticorruzione. E si parlava per esempio di una unificazione dei centri di risposta al cittadino, un help desk unico e digitale. Ora, già che lei del digitale ha fatto dall'inizio uno dei punti di riferimento della sua azione, quanto pensa che possa influire su tutto questo processo la digitalizzazione? Guardi, io penso questo è un ministero che si chiama Pubblica Amministrazione e ha la delega alla digitalizzazione. Io credo che tra poco tempo, la digitalizzazione sarà talmente importante che sarà più importante quasi la pubblica amministrazione, nel senso che si trasformerà proprio la pubblica amministrazione, sarà solo digitalizzata. Probabilmente ci sarà un ministero un domani della digitalizzazione di tutto, quindi della pubblica amministrazione. Io devo dire con chiarezza, l'ho detto e lo ribadisco, in altri paesi si è già fatto tanto per la digitalizzazione, da noi no, sono stati fatti una serie di errori e tuttora io noto che c'è una certa frammentarietà, cioè ogni ministero ha un pezzo di digitalizzazione, questo significa che spesso il ministro delegato deve girare tra tutti i vari soggetti che dovrebbero rispondere al Ministero di Digitalizzazione per riuscire a coordinarli. Tra l'altro ho fatto recentemente proprio una circolare per individuare chi sono i responsabili, questo fa capire perché io dico che siamo all'anno zero della digitalizzazione, perché non si sa nemmeno chi sono i responsabili. Detto questo, se sono consapevole che sono all'anno zero, sono anche consapevole che il futuro sarà tutta digitalizzazione. Ma digitalizzazione dobbiamo spiegare cosa significa, non significa solo levare carta, significa anche immediatezza, significa anche possibilità di interoperabilità. Quindi il futuro significa un salto della pubblica amministrazione verso la velocità, verso l'immediatezza e verso anche la trasparenza, perché nel momento in cui si digitalizza è chiaro che il processo di trasparenza è una sorta di conseguenza immediata, le procedure si semplificano, si digitalizza. E lì ci sarà la rivoluzione veramente effettiva della pubblica amministrazione. In Gran Bretagna è avvenuta in 10 anni. Noi stiamo per iniziare. Io vorrei non promettere che con me possa finire questa rivoluzione, però avviarla con forza. Come sintesi giornalistica possiamo dire una trasparenza digitale imperniata sui social e sull'interazione diretta col cittadino? Assolutamente una sintesi che rispecchia il mio pensiero, perché secondo me la velocità e la trasparenza sono l'etichetta della digitalizzazione. Quindi io credo che questo possa fare quel cambio di passo che ormai i cittadini si aspettano.